Buongiorno a tutti ragazzi, io sono Deuci e vi do il benvenuto a questo nuovo video di argomento Pathfinder GDR. Oggi vorrei iniziare insieme a voi un'avventura che parla della Via della Guerra. Ebbene, Path of War, o Via della Guerra, è per l'appunto il titolo di uno dei manuali più interessanti che abbia mai visto in Pathfinder GDR, e ce ne sono, lo devo ammettere. Pathfinder ha la Paizo, quindi assieme a Dreamscard Press, ha ripreso, come potete vedere ora dal video, questo manuale di Dungeons and Dragons della D&D 3,5, il Tome of Battle, il libro delle 9 spade. Un libro molto molto interessante che portava, alzava un pochino il livello delle classi da mischia in corpo a corpo, perché ovviamente, come tutti sappiamo, in confronto al mago in D&D non c'era nulla. Ebbene, con l'utilizzo, con l'avvento di questo libro, invece, ci sono stati alcuni miglioramenti. Per Pathfinder, questa grossa difficoltà, questo grosso handicap di giocare classi in corpo a corpo non è così presente. Tuttavia, ovviamente, ciò che può fare il mago di ottavo, nono livello, un guerriero di ottavo, nono livello, non riesce a farlo, ok? Sebbene questa differenza si sia molto assottigliata con l'avvento di Pathfinder, il Path of War, per l'appunto, va a calibrare ancora di più questa differenza. Allora, che cos'è il Path of War? È un libro che comporta altre 3 nuove classi, lo Stalker, il Warder e il Warlord, che sono tutte classi da corpo a corpo, con 3 stili diversi, che si basano tutte e 3 su un ruolo diverso. Oggi parleremo dello Stalker. Lo Stalker ha un ruolo molto simile a quello del ladro. È, diciamo così, il combattente leggero dei tre. Ha come dado vita infatti il D8 e come lista delle abilità di classe molto 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 fornita, perché possiamo vedere, ad esempio, da acrobazia, valutare fino a intuizione, professione, furtività, curare, intimidire e quant'altro. Abbiamo allo stesso modo 6 gradi abilità per livello più modificatore di intelligenza. Quindi saremo degli ottimi skill monkey. Allora, passiamo subito alle competenze. Le competenze sono tutte le armi semplici e le armi da guerra, comprese le armature leggere. Quindi abbiamo una competenza che va al di là della semplice competenza da ladro, molto più focalizzato, come possiamo già vedere, sul combattimento. Quindi, che cos'è però? Facciamo questa piccola premessa prima di proseguire, che rende queste classi da corpo a corpo così diverse dalle altre? Perché un giocatore dovrebbe fare riferimento al Path of War piuttosto che, non so, al manuale del giocatore, a Ultimate Combat o agli altri manuali o al manuale di base per le classi da corpo a corpo? Ebbene, ci sono alcune ragioni molto importanti. La prima di queste è che hanno implementato queste classi con delle caratteristiche in un qualche modo comuni, perché in effetti loro possono sfruttare delle manovre marziali. Le manovre marziali sono manovre che possono essere utilizzate e combinate a volte con le manovre da combattimento che già conosciamo, quindi spingere, spezzare, intrappolare, buttare a terra, insomma, tutte queste belle cosine. Cosa sono quindi le manovre marziali? Le manovre marziali, ritornando allo Stalker, sono delle posizioni, delle figure, delle forme, delle tecniche, possiamo chiamarle, ok? Per chi di voi dovesse comunque praticare uno sport di lotta, uno sport di corpo a corpo, quindi le varie metodiche di combattimento. Ebbene, queste sono le manovre. Le manovre conosciute dallo Stalker sono Broken Blade, Solar Wind, Steel Serpent, Thrashing Dragon e Veiled Moon. Quindi conosce manovre da 5 scuole diverse, che sono paragonabili alle scuole del mago. Conosce, partendo di primo livello, 6 manovre marziali scelte tra queste 5 scuole. Ok? Queste manovre sono considerate abilità straordinarie e quindi non sono bloccate da resistenza magica e non provoca attacchi di opportunità quando ne inizia una. Allora, per
Per quello che riguarda le manovre conosciute, le manovre che quindi può lo stalker fare, devono essere preparate. Così come il mago, anche se in una maniera molto più snella, infatti deve spendere soltanto 10 minuti in addestramento, in allenamento e meditazione al giorno per preparare le proprie manovre. Al giorno, come potete vedere, conosce di primo livello 4 manovre, tra quelle che conosce, ne può preparare 4, che sono comunque un buon quantitativo. Tuttavia, dove sta il grande vantaggio? Sta nel fatto che si recuperano tutte le manovre all'inizio di ogni nuovo scontro e in più possono essere recuperate via via nel combattimento a ritmo di una manovra per azione standard, oppure tutte le manovre con azione di round completo. Allora, prima di proseguire, direi di farvi un attimo sedimentare con questi concetti, passiamo a vedere com'è lo Stalker di base. Ha un bonus di attacco base 3 quarti, i tiri salvezza sono buoni sulla volontà, quindi già diverso dal ladro. Di primo livello ha il suo colpo particolare che è il Deadly Strike più 1 di 6. E ha la pool di punti key. In più abbiamo alcune cose che vedremo in seguito. Allora, accanto alle manovre, noi abbiamo le stance. Le stance sono le forme, le figure, ok? Quindi è una determinata posizione che permette di guadagnare alcuni vantaggi, come bonus alla CA, come resistenza al danno, come ad esempio attacchi extra. Insomma, sono cose molto molto variabili, ma molto molto interessanti. Conosce, come tutte le classi marziali a questo punto, una stance di primo livello e può essere utilizzata, ok? E non deve essere preparata e non è consumabile, quindi anche questa può essere utilizzata più e più volte. È un'abilità straordinaria e praticamente è molto similare a una manovra marziale. Allora, per quello che riguarda la pool di punti ki, ti permette di avere alcuni bonus, ok? Spendendo un punto ki, ad esempio di primo livello, abbiamo un più 4 come azione gratuita, come azione rapida, scusate, sentire le vibrazioni effettuate dagli altri che si muovono, quindi abbiamo un più 4 in percezione e intuizione. Al quinto livello possiamo scoprire la difesa dell'avversario focalizzandoci sul nostro ki per applicare un colpo critico in più. Al di settimo livello, ad esempio, abbiamo un bonus a un tiro salvezza come azione immediata. Da nono livello possiamo spendere un punto ki per scambiare una manovra preparata con una manovra conosciuta dello stesso livello o inferiore, che quindi è a noi accessibile, fino alla fine del combattimento medesimo. E questo è quanto. Ovviamente si ricarica questa pool di punti ki ogni 8 ore di riposo e a ritmi ve le vado a prendere subito. A ritmi di 8 ore per effettivamente recuperare tutti i punti key che sono basati sulla saggezza, che è la caratteristica principale del nostro stalker. Dopodiché passiamo a parlare subito del Deadly Strike, il colpo mortale. Deadly Strike è la capacità principe, a parte le manovre, dello Stalker. Effettivamente, tutte le volte, ok? Che viene attivato, quindi quando lo Stalker conferma un colpo critico
contro un target, un bersaglio, per un numero di round pari al proprio modificatore di saggezza. Ok, quindi infliggi ogni turno, quindi per questo numero di round pari al nostro modificatore di saggezza, un D6 extra al primo livello, che ovviamente scala arrivando fino a 5 D6, se non sbaglio. Quindi noi effettivamente abbiamo questo colpo critico che va a segno, quindi noi aggiungiamo direttamente un D6 che non viene moltiplicato, però questo D6 perdura per tot turni pari al nostro modificatore di saggezza. Una cosa da notare è che il D6 aumenta se il range, scusatemi, se il valore di critico, il moltiplicatore di critico è più alto di per 2. Se abbiamo un critico di per 3, il nostro D6 diventerà un D8. Se abbiamo un per 4, avremo un D10. E comunque un D10 per un paio di turni è già qualcosa di assurdo di primo livello. Detto questo, lo Stalker dal secondo livello in poi guadagna altri tipi di bonus. Guadagna altri tipi di bonus. Ad esempio, dal secondo livello guadagna in pratica questo bonus qui, aggiunge il proprio bonus di saggezza ancora una volta alla sua iniziativa e ai TS sui riflessi. Ottimo, veramente ottimo. Dal quarto livello in poi, può utilizzare Uncanny Dodge, quindi elusione eludere migliorato. Ok? La stessa abilità del ladro. Dall'ottavo livello aggiunge il proprio bonus di saggezza a tutti i tiri per confermare il critico. Ok? E questa abilità tenete in considerazione che è pensata come se lo Stalker avesse critical focus, quindi critico focalizzato, il talento. E quindi, dal momento che lui è dall'ottavo livello, non deve prendere critico focalizzato, ma può prendere i talenti che hanno critico focalizzato come prerequisito. Al dodicesimo livello, ancora, lo Stalker guadagna questo bonus. Può recuperare infatti una manovra spesa, oppure riguadagnare un punto key, tutte le volte che conferma un colpo critico. Al diciottesimo livello guadagna visione cieca 9 metri, che è un'abilità impossibile da ottenere in altro modo. Ed è assurda. Voi siete a conoscenza di tutto ciò che succede se siete al centro del gruppo, mentre vi muovete, voi e tutto il gruppo sapete tutto ciò che succede entro 9 metri, che sono 6 quadretti. È una bella area grossa. In più, guadagna dal secondo livello in poi un bonus alla classe armatura dato dalla schivata. Ok? All'inizio è un più 1 e ogni 4 livelli aumenta. In più, abbiamo anche le arti dello Stalker, le Stalker Arts, che sono come le doti da ladro, solo che vengono raggiunte un livello più tardi, dal terzo livello, e soltanto ogni 4 livelli, quindi ne avrà molte meno rispetto al ladro. Ad esempio, prendiamone una, Evasion. Ok, se il vostro Stalker supera effettivamente un TS sui riflessi contro un attacco che normalmente avrebbe effetto per metà del proprio danno, non prende un danno. Ok. Allora, per passare oltre, di sesto livello abbiamo Blending. Blending ci permette di guadagnare un più 2 a percezione, intuizione e furtività. Ok? Dal sedicesimo livello in poi questo aumenta, permettendogli di essere sempre, costantemente, permanentemente, sotto l'effetto di cammino senza tracce. Quindi lui non lascia alcun tipo di traccia in ogni tipo di cammino
in ogni sorta di terreno dove poggi i piedi. Dall'undicesimo livello abbiamo Dual Strike. In pratica puoi iniziare due manovre marziali, due colpi marziali nello stesso turno come azione di round completo. Ok? Al quindicesimo livello lo puoi usare 2 volte al giorno e dal diciannovesimo livello 3 volte al giorno. Al ventesimo livello abbiamo la massima espressione del nostro stalker. Abbiamo questa condizione, in pratica, quando lo stalker viene colpito da un attacco, un incantesimo o qualunque altra cosa che gli faccia danno, come azione immediata può spendere 2 punti ki per iniziare un attacco marziale, ok? Contro il bersaglio. Questo bersaglio sarà soggetto a questo attacco nonostante la distanza, perché infatti si può utilizzare il range dell'attacco che ci ha colpiti per rispedirgli indietro questa ondata di potenza, di forza. Usare questa abilità ovviamente consuma un martial strike, un colpo marziale, come normale, ok? Che però ovviamente viene utilizzato come azione immediata e non come azione standard. È una sorta di attacco di opportunità, però di riflesso quando noi veniamo colpiti. Quindi, questo è tutto ciò che consiste in tutto ciò in cui consiste lo Stalker Vaniglia. Ora andiamo a vedere le nuove abilità. Abbiamo ad esempio conoscenze marziali, che ci permette quindi di capire le manovre e le stance che utilizzano i nostri avversari. E un attimo, diamo un'occhiata ai talenti. Ad esempio abbiamo, dunque, torniamo un attimo indietro, Focus Fuse Styles, scusatemi. Dobbiamo avere un talento di stile e dobbiamo conoscere una stance per avere questo tipo di beneficio. Noi entriamo in uno stile di combattimento come e una stance di combattimento con la stessa azione gratuita. Quindi anziché metterci 2 turni per sommare l'uno all'altro, in un turno solo possiamo sommare la nostra forma, la nostra figura, quindi la nostra stance, con lo stile di combattimento tipo Medusa, Orso o quant'altro. Questa è giusto una rapida infarinata per quello che riguarda lo Stalker e il nuovo sistema. Volenti o nolenti, vi lascerò comunque nei prossimi giorni anche le altre 2 classi. In più, probabilmente potremo fare una o due tipo review riassuntive per quello che riguarda, nello specifico, le manovre e le stance delle varie classi, che tuttavia non avrei potuto mettere qui perché sarebbero risultate, penso, molto molto fastidiose e molto lunghe da ascoltare. Quindi per oggi termino qui. Io vi do, come sempre, il mio più grande augurio per il resto della settimana e vi saluto dandovi appuntamento al prossimo video.